perché devo conciarmi così per andare a fare la corte a due cessi? Ah, oh, queste sono ragazze da leccasse i diti. Mica il soccolo è tua. Sei mai stato seduto tra due ragazze? Al catechismo. Quell'altro però voleva molto meno. Sì, ma gli mancava un braccio con tutta la spalla. E questo c'è tutto? Crede più. Pare che le donne di qua solo litigano. Una esperienza interessante quella sul set di Avati. Come ti sei trovato? Mi sono sentito come un alunno a cui piace la scuola, cioè una persona che va tanto da imparare, con le orecchie tese, curioso, voglioso di fare bene, però con un entusiasmo di una prima volta. E io ho vissuto 12 anni della mia vita, quindi quasi metà della mia vita, cercando la musica, sognando la musica, e ho voluto mettermi in gioco perché secondo me, almeno questo è il mio parere, un artista al giorno d'oggi ha il dovere di mettersi in gioco, di mettersi alla prova, di rischiare anche e di farsi conoscere, di farsi conoscere nella sua umanità. Avati ha la grande capacità, secondo me, di portare umanità sul grande schermo, e quindi è stata un'occasione che io ho vissuto come una grande fortuna, questo sì. Il cinema che cosa rappresenta per te? Qual è il tuo rapporto con questo mezzo? Il cinema lo vedo come un fidanzato della musica, quindi prima di tutto una delle poche cose che ancora può unire le persone e farle stare vicine, seguire il cinema. E dall'altro lato credo che abbia una responsabilità, come ce l'ha anche la musica, cioè quella di raccontare sentimenti e vita. Ha un valore ipnotico, perché come la musica cerca l'ipnosi, cerca di farti entrare in altri mondi, cerca di distaccarti e staccarti dalla realtà, e credo che un buon cinema sia un cinema anche che lascia una riflessione. Non è il caso di Pupi Avati, che è uno dei più grandi cineasti di questo paese, però quando un cantante viene chiamato per un film c'è sempre un po' l'effetto iniziale, poi anche Justin Timberlake ha dimostrato di essere un grandissimo attore, però dice, magari non capisci se viene più chiamato per il suo reale talento o per il suo nome. Tu hai un grandissimo talento, in questo film lo dimostri pienamente, ma grazie. A questo punto è il caso di sfruttarlo, di andare avanti, e tu hai delle remore tue, cioè faresti altri film? Sì, quali? Mi piacerebbe, perché secondo me, almeno per me, il cinema è come una seconda laurea piccola in cui sto cercando di, esame dopo esame, di arrivare lassù, come ho fatto poi nella musica iniziata prima. Questo è il primo esame. Mi sono e voglio fidarmi più del giudizio dall'esterno piuttosto che di una coscienza personale sulla cosa, perché se la musica la mastico da quando sono bambino, il cinema è qualcosa che da un punto di vista proprio tecnico e concreto e pratico ho iniziato adesso. E quindi con molta sincerità ti dico che io mi auguro di poter continuare, ma dipenderà dall'energia che si crea intorno al mio ruolo nel mondo del cinema, che è un mondo straniero nel quale io sono entrato senza passaporto, anche perché comunque Pupi mi ha chiesto di fare questo film sulla carta senza farmi un provino. Mi è piaciuto tantissimo la possibilità di cioè nella musica noi cantautori riversiamo noi stessi totalmente. Nel cinema abbiamo la possibilità di essere qualsiasi altra cosa, ed è una cosa che compensa molto il ruolo del cantautore, che tende a guardarsi dentro solitamente. Fare un film vuol dire guardare, come attore vuol dire guardare dentro un regista, cioè guardare dentro la sua visione, fare proprio un personaggio che non è tuo, quindi è una cosa molto bella. Ma rispetto come artista, appunto, quando reciti, su cosa ti poggi di più? Non so, l'istinto, perché la tua musica ci restituisce un immaginario. Qua sembri quasi senza rete in qualche maniera. In effetti un po' lo sono, però un burattinaio di grande, quella maestria di Pupi Avati è in questo che è un grande maestro, nel saperti muovere come i veri padri, no? Che sanno essere presenti senza farsi notare. Questo era il suo sguardo su di me durante il film. Io sapevo che lui c'era sempre, anche quando doveva seguire mille altre cose. Non mi sono mai sentito che potessi cadere e farmi del male, mi sono sentito che dovevo impegnarmi, dovevo seguire, ascoltare, essere umile coi piedi per terra e darmi, soprattutto perché l'attore è un ruolo che da un punto di vista di responsabilità forse è minore rispetto a quello di un cantautore quando si fa un disco, no? Tu sei il regista di un disco quando fai il disco, però l'attore ha una responsabilità enorme, che è quella di darsi, è doveroso concedersi, è un'esperienza che rifarei molto volentieri, molto molto volentieri.
Hai sentito? È biancospino, naturale. Ah, Ani, questo è il fidanzato delle sorelle tue. Di tutte e due? Ho conosciuto la nostra sorellina romana. Sì. Ti piace? Molto. Dov'è quel pezzo di merda? Sparisci, vai via! Ma fai, senti ancora. Cosa ti devo dire? Parla ancora, parla. Se viene fuori che va ancora donna, salta tutto.